Buongiorno, anche stamattina apre l'edicola di Radio Nuova, abbiamo i giornali sotto mano, guarderemo anche i quotidiani online per darvi tutte le ultime notizie. Sta partendo la sigla. Buongiorno, sono le ore 8:33 minuti di sabato 21 maggio 2022. È la rassegna stampa di Radio Nuovo in Blu, quello che va in onda sui 90-96.9 MHz a quest'ora. Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali, in studio Marco Morosini. Allora, vediamo subito quali sono le principali notizie del giorno, partendo dalle prime pagine dei giornali. Cartacei, Corriere Adriatico, Edizione Maceratese, Marciapiedi a Macerata, Slalom tra le buche, erbacce a Ballamenti, pericolo per i pedoni nelle frazioni, Piediripa e Collevario, le emergenze, via Metauro, programmati lavori per realizzare nuovi scivoli, più luci sulla strada Carrareccia. La fotonotizia invece ci porta a Porto Recanati, scritte per celebrare la Bertè, la cantante, bell'idea, ma si deve omaggiare anche Mimì. Da Civitanova il maxi progetto per il porto, battaglia giudiziaria al via, depositato il ricorso della società Eurobuilding, nel mirino una delibera del Consiglio Comunale. Le notizie da Macerata, altre notizie, atti osceni in ufficio, lo videro i bambini, finisce a processo e poi, lo ricorderete, lanciò la figlioletta dalla finestra, mamma in carcere, e nella sezione Marche audizioni di stronati e caos in regione sul caso Amazon. Il resto del Carlino, Macerata, la prima pagina, vogliamo giustizia per Luciano, rimorchiatore affondato, il dolore dai familiari di Bigoni, siamo distrutti, ci sono i primi due indagati. La centropagina, la benzina del sindaco, a Penna San Giovanni, il distributore comunale, a prezzi calmierati. Le spine della sanità, mancano i medici, pensionati richiamati in corsia, rischiamo il tilt. Poi le voci dai quartieri di Macerata, dalla frana al traffico, Collevario merita più attenzione. Da Civitanova la marineria si prepara allo sciopero, nuova mobilitazione, lunedì e martedì le barche resteranno in porto. Civitanova verso il voto, riammessa la lista di Corbatta, sospiro di sollievo per Paglialunga. A Porto Recanati terzo stop di fila per il palio di San Giovanni. Michelini, i nuovi comitati di quartiere saranno eletti a giugno, manca il tempo. E poi, a proposito di tempo, ma in questo caso tempo atmosferico, l'ondata africana, caldo e siccità, il climatologo ci aspetta un'estate bollente. E queste sono le principali notizie di oggi ed ora entriamo nei giornali. Partiamo dal resto del Carlino, Macerata, e parliamo proprio del maggio torrido, il caldo, la siccità, sarà un'estate complicata. Il climatologo Fazzini, l'attuale ondata non è eccezionale, ma si prospetta un luglio con 1,5 gradi in più rispetto al trentennio 1981-2010. Dunque un trimestre decisamente caldo e precipitazioni ancora più scarse, è quello che dovremmo aspettarci per l'estate 2022. Il professor Massimiliano Fazzini, climatologo, docente all'Università di Chieti e prima di Unica, mi illustra quella che è la situazione. Dunque un luglio che potrebbe essere, come dicevamo, caratterizzato da un surplus termico di circa 1,5 gradi rispetto al trentennio di riferimento 1981-2010. Quali sono le questioni più rilevanti? Beh, ovviamente a livello meteorologico le precipitazioni che potrebbero rilevarsi e rivelarsi ancora una volta più scarse della media, del 20-40%. Ne conseguirebbero condizioni di forte disagio bioclimatologico, ma soprattutto potenziali condizioni di forte siccità e di scarsità di acqua disponibile per i vari utilizzi. E per i vari utilizzi si dà conto nel taglio basso, a rischio parte del raccolto, speriamo arrivi l'acqua. Col diretti, temperature anomale, scarse precipitazioni stanno dando i primi effetti, l'agricoltore Angelelli, ci attrezziamo coi laghi artificiali, ma la situazione è critica. Addirittura dall'inizio dell'anno alla prima decade di maggio in provincia i pluviometri hanno segnato -43% nell'area montana e -46% in quella collinare. Il rimorchiatore affondato, a pagina 3 del Carlino Macerata di oggi, vogliamo giustizia per Luciano, riconosciuta la salma del marittimo di origini civitanovesi, continuano le ricerche dei due dispersi, gli avvocati, non si è vista l'assistenza dello Stato e dei privati nei confronti dei parenti delle vittime. Dunque uno delle tre vittime, Luciano Bigoni, tre vittime accertate del naufragio del rimorchiatore Franco P, avvenuto la sera di mercoledì scorso a circa 50 miglia dalla costa pugliese. Bigoni era nato
trasferito a Civitanova, dove vivono ancora molti suoi parenti, ma si era trasferito da tempo ad Ancona. È successo tutto in 20 minuti, colpa di un problema tecnico. A parlare è un addetto del pontone. Abbiamo visto la barca che imbarcava acqua e non c'è stato niente da fare, neanche il tempo di poterle aiutare, perché le condizioni del mare erano quelle che erano. Ancora notizie, il viaggio nei quartieri di Macerata, traffico e frana più attenzione per Collevario, le voci dei residenti e commercianti, servirebbero iniziative per animare il quartiere, speriamo che il sottopassaggio venga fatto presto. L'edicolante Tania Pangrazzi riferisce, siamo abbandonati noi stessi, a Natale hanno messo le luminari ovunque, tranne che qui. Sulle sfide della salute c'è il punto sui pensionati, pensionati che tornano in corsia, la sanità peraltro a rischio tilt, mancano i medici, richiamati in servizio gli anestesisti Pontani e Sassaroli, ma possono essere reclutati anche gli specializzanti dell'ultimo anno. Per ora siamo riusciti a tenere botta, ma con la tendenza attuale credo che alla fine dell'anno il sistema potrebbe andare in tilt. Sono le parole forti evidentemente di Romano Mari, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Macerata, che sintetizza così la carenza di camici bianchi, un problema che peraltro riguarda tutta Italia, che rappresenta ormai un'emergenza anche nella nostra realtà. La coperta è corta, potremmo dirla in sintesi, non si trovano dottori da impiegare nel servizio del 118, adesso scarseggiano anche i pediatri e i cardiologi. A proposito di sanità, una buona notizia, la pet therapy anche in ospedale. Il progetto dell'assessore Laviano, si potrebbe partire con l'hospice, ma c'è bisogno di persone formate. Ancora notizie, gli appuntamenti, le brevi dalla città, laboratori, picnic e musica, si chiude il Festival della Famiglia, appuntamenti, dicevamo, giardini in Piazza Mazzini, messa con il Vescovo, nel pomeriggio appunto il Festival della Famiglia. Nella pagina della provincia diamo notizia del paese in cui chiudono tutti i distributori, la notizia è in regionale del Carlino di oggi, il sindaco, la benzina ci penso io, siamo dettagliatamente appena San Giovanni, il comune ha costruito una stazione di servizio di sua proprietà, un investimento di 700.000 euro, non voglio che i cittadini facciano 15 chilometri per rifornirsi, così appunto il sindaco, si conta di incassare 30.000 euro l'anno, ma il vero obiettivo è migliorare la vita della nostra gente. Da Corridonia, scuole e sociale tra le priorità, due liste a sostegno di Giuliana Giampaoli, 32 persone a disposizione della città e mosse dallo stesso sogno, tra gli impegni, abbattimento delle barriere architettoniche in strada e nei musei. Da San Severino il clamoroso rione di contro, rinunciamo al Palio dei Castelli, troppi no dall'associazione, parole che sembrano un'eresia per il presidente di Rione di Contro, Stefano Stefanelli. Si tratta, ve la riassumo in sintesi, di una decisione maturata in seguito ai no che hanno ricevuto in merito a determinati eventi che sono stati proposti. Dalla pagina di Appignano, atti osceni ben visibili dalla finestra, l'imprenditore a processo dopo la denuncia dei genitori di alcuni bambini che avrebbero notato tutto dalla strada. Un gruppo di bambini si sarebbe trovato ad assistere a una scena hard dal cortile in cui stavano giocando, per questo ora è sotto accusa un imprenditore sessantenne di Appignano. Lui nega una ripicca in quanto avevo sequestrato le loro bici perché giocavano nel palazzo. A Civitanova il Porto Dubai, ricorso di Antonelli per l'Eurobuilding, il Consiglio Comunale non era competente, doveva esprimersi la conferenza dei servizi. Porto Dubai, la partita dunque non è chiusa e la parola passa al Tribunale, è stato depositato in Comune il ricorso dell'Eurobuilding contro la delibera del Consiglio Comunale con cui è stato respinto il progetto di privatizzazione dell'area portuale. I 24 candidati del sindaco uscente, sempre a Civitanova, con Ciarapica c'è più sicurezza, la Lega è convinta di vincere, Barco, la Paglialunga vuole favorire un architetto con tessera PD. Sempre da Civitanova, niente fatti, le barche restano in porto, la marineria pronta a scioperare lunedì e martedì, domani riunione a Termoli, poi Caldaroni andrà a Roma dal sottosegretario Battistoni. Sempre da Civitanova, ancora i Motor Days in versione acquatica, settima edizione direttamente sulla spiaggia, Zampaloni, nessun contributo da parte del comune. Andiamo ancora avanti con le notizie, andiamo ora a Recanati, turismo tutto l'anno insieme sarà più facile, tre città pronte a una strategia unitaria, diffuso un suggestivo video su Recanati, ne seguiranno altri due dettagliatamente su rispettivamente Porto Recanati
e Loreto, e poi alla scoperta dell'Avis, il dono del sangue, un gesto di grande valore ad ogni età, coinvolti nel recanatese 376 alunni, 17 classi, 20 insegnanti, opuscolo inviato alle famiglie. Da Recanati ci spostiamo ora a Porto Recanati, sempre dalle colonne del Carlino Macerata di oggi. Palio a rischio, ma sarà un'estate vivace. Michelini conferma la presenza di Steve Hackett, Herman Mehta e Katia Ricciarelli all'Arena Gigli, nuova forma per la festa del mare. È molto difficile che si farà il palio storico di San Giovanni Battista, ma comunque sarà un'estate ricca di appuntamenti, lo afferma appunto il sindaco Andrea Michelini. Alle ore 8 e 43 minuti ci spostiamo ora sul Corriere Adriatico. Nel primo piano Marche la questione Interporto. Ne abbiamo parlato più volte anche da questi microfoni, nella rassegna stampa. Ora accelerano le trattative tra Scanlon e Interporto. Amazon guarda e ci pensa, il presidente Stronati conferma. Sfumato definitivamente il progetto del polo logistico. Manovre per firmare il contratto da 6 milioni e sperare in un ripensamento per il 2024. Qual è la sintesi? Il progetto del polo logistico da 66.000 metri quadri targato Amazon, ricorderete, da realizzare nell'area dell'Interporto di Jesi, non si farà nel 2023. Il presidente però di Interporto, Massimo Stronati, riferisce appunto il progetto salta nel 2023, ma ci sono chance per il 2024, siamo fiduciosi sulla riuscita. E c'è anche tutto retroscena a proposito dell'Interporto di Jesi, del caso appunto Amazon, il caos dopo la commissione. L'hub di Jesi si fa a Valencia, poi la smentita, capito male, il PD scatena la polemica politica, Fratelli d'Italia sconfessa i Dem. Il punto ovviamente è nel mirino, la frase di Stronati pronunciata durante le audizioni alle commissioni in regione. E sempre da Ancona, sbloccato l'appalto al porto, una banchina da 35 milioni, la ditta Mentucci si è aggiudicata i lavori dopo 8 anni di controversie. E se parliamo di mare, è necessario anche guardare al futuro delle concessioni balneari. A pagina 5 del Corriere Adriatico di oggi, il governo inciampa sulle aste, acquaroli, evitare una deriva che metterà in crisi il turismo. Questo è il titolo. Il presidente della regione sull'impasse romana creata dalla questione Bolkestein, capacchione di Sibconfcommercio, ma il futuro del paese si gioca in queste ore. Insomma, qual è il punto? Corsie preferenziali per gli attuali gestori oppure un indennizzo per ristorarli degli investimenti che hanno prodotto in tutti questi anni? Ecco, questa è la questione che è al centro dell'attenzione. Per dirla con le parole del ministro del Sud e della coesione territoriale Mara Carfagna, questa è sui balneari, si è fatto il punto di mediazione ed è il punto migliore possibile. Il rischio però è che la vicenda abbia anche ricadute sull'esito delle amministrative, ovviamente. Andiamo ora all'assemblea dell'ente regionale, conti in ordine investimenti, le imprese oltre 40 milioni, la Camera di Commercio chiude in equilibrio il bilancio consuntivo del 2021. Ora il primo piano Macerata. Allora, nel Corriere Adriatico, pagina 8, marciapiede da horror, la gincana dei pedoni, tra vegetazione e buche, da Piediripa a Collevario, le frazioni in affanno, il piano di investimenti di Marchiori, in via Spalato, ad esempio, previsti interventi per 300.000 euro. E poi una proposta, patentino per condurre cani, un corso formativo gratuito, l'assessore Laura Laviano, 2 famiglie su 3 hanno un animale in casa, 5 serate dal 25 maggio al 29 giugno, 70 posti disponibili. E poi l'economia, sempre dal Maceratese, moda e crisi russo-ucraina, aiutate le nostre imprese. La Civitanovese Amaranti, merce consegnata in cassi bloccati dalle sanzioni, pressing per la modifica del decreto aiuti, interventi a misura delle microaziende. E poi la polemica, no al termovalorizzatore, qui non ci sono i numeri. L'ex assessore regionale all'ambiente Ciapichetti entra nel dibattito lanciato da pezzanesi e dai sindaci, vista l'alta percentuale di raccolta differenziata, mancherebbe la materia prima per questo impianto, riferisce appunto Ciapichetti. A Macerata, capo di gabinetto Boldrini frena, le nostre priorità sono altre, il commissario provinciale della Lega, prima le soluzioni per rifiuti, acqua pubblica e viabilità. Il coordinatore provinciale della Lega sgombra il campo dai rumors sulla possibilità che possa essere a brevissimo termine la scelta e la nomina del capo di gabinetto del comune di Macerata. Ancora notizie, ci fermiamo sulla pagina di Macerata e provincia.
Pagina 15, dettagliatamente il Corriere Adriatico di oggi, in cui si dà appunto a un aggiornamento riguardo il fatto che viene così riassunto dal titolo: gettò la figlioletta dalla finestra, la mamma trasferita in carcere, era stata in un primo momento ricoverata in psichiatria, migliorano le condizioni della piccola, gettò la figlia dalla finestra di casa, mamma dimessa dall'ospedale, trasferita al carcere di Villa Fastigi di Pesaro, è accaduto, ve lo ricordate, a Macerata nel tragico pomeriggio del primo maggio, su cui peraltro sono ancora in corso le indagini. Ad oggi non è ancora chiaro cosa abbia spinto la mamma a compiere un gesto così atroce sulla piccola, su cui si hanno fortunatamente delle notizie positive, insomma le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ancora notizia alle ore 8 e 48 minuti, ci spostiamo sulla pagina di Civitanova. Sembrava una città del Nord Africa, Civitanova in questi anni è migliorata, presentata la squadra della Lega, il vice segretario Crippa sottolinea i risultati sul fronte della sicurezza. E poi, ancora una volta, si dà conto del ricorso dell'Eurobuilding sul maxi progetto di restyling del porto civitanovese, chiesto l'annullamento della delibera del Consiglio con cui è stata negata la concessione di spazi demaniali. A Porto Recanati, pagina 25 del Corriere Adriatico di oggi, scritte per omaggiare Loredana Bertè. La cantante approva, ma riferisce, dico sì, grazie, l'idea lanciata dall'hotel Il Brigantino. L'artista ha però chiesto di celebrare anche la sorella Mimì. L'idea è anche quella di proiettare sulle facciate delle case le frasi delle canzoni usando i raggi solari. Le due sorelle, appunto, Bertè, hanno vissuto la loro adolescenza a Porto Recanati. Alle ore 8:49 ci spostiamo sui quotidiani online e partiamo da Cronache Maceratesi con le ultime notizie. In primo piano il punto sulla tragedia della Franco P, civitanovese morto nel naufragio. Luciano era pescatore e poi cambiò, voleva una vita più tranquilla. Il racconto di Giuseppe Emili, che è cugino del 65enne morto a Bari, è la fine peggiore che può fare un marinaio. Ancora notizie, si ribalta furgone illeso conducente, frontale sulla Regina, entra all'ospedale, successo ieri nel giro di un'ora, a Campanelle di San Ginesio sulla provinciale 78 e a Potenza Picena, nei pressi dell'incrocio per San Girio. Un furto a Civitanova, 13 anni dopo va in cella, dovrà scontare 9 mesi un uomo sulla sessantina che è stato arrestato dai carabinieri in base ad un ordine di esecuzione pena partito dalla Corte d'Appello di Perugia. E poi il punto sulle elezioni, la Lega carica Ciarapica, Civitanova migliorata in questi anni, prima sembrava una città del Nord Africa, e sempre sulle elezioni di Civitanova, futuro in comune, ricorso accolto, Corbatta e i suoi tornano in lizza, vinta una battaglia di democrazia. Gli atti osceni sotto gli occhi dei bambini, nei guai un imprenditore, un 61enne sarebbe stato visto da alcuni minorenni che giocavano in cortile mentre in ufficio compiva atti di autoerotismo, la difesa parla di accuse calunniose. Rissa in discoteca, per 6 giovani scatta il divieto di accesso alle aree urbane, siamo a Matelica, provvedimento del questore Trombadore nei confronti dei protagonisti della vicenda, per un anno non potranno più avvicinarsi al locale in questione quelli vicini. Andiamo a vedere ora la home page di picchionews.it, altro quotidiano online maceratese. Al centro dell'attenzione, ancora una volta, ne abbiamo parlato dalle colonne del Corriere Adriatico, Amazon Iesi. L'azienda lascia e sceglie Valencia? Punto di domanda, filiera istituzionale e debole. Il punto sull'audizione del presidente di Interporto Marche. E poi le elezioni da Coridoni, Scipione guarda al futuro della città, serve nuova mentalità, ripartiamo dai giovani, un'intervista su Picchio News. Tra le altre notizie di cronaca recenti, le ringiovanite anche di 200.000 km e poi rivendute, 3 denunciati, auto ringiovanite e poi appunto rivendute, sono state scoperte e denunciate dai militari, dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, appunto 3 persone che hanno acquisito poi... I militari hanno acquisito poi significativi elementi di prova per le accuse. Passiamo adesso ad altre notizie, volendo coprire altre regioni, altre zone della nostra regione, andiamo su cronachefermane.it, qui il punto sulla costa, droga, raffica di sanzioni ad automobilisti e sequestro di una vettura, i controlli della polizia sulla costa fermana, sono stati predisposti 5 posti di controllo, in particolare a Porto San Giorgio e Lido Tre Archi, controllate 271 persone, 156 veicoli, 37 esercizi pubblici.
Sempre dalla costa fermana, aiuto, sono stata aggredita, donna ferita a una mano, a Lido Tre Archi arrivano i carabinieri, è successo ieri, sul posto raccolta la segnalazione, appunto sono arrivati i carabinieri, la donna è stata accompagnata dai sanitari della 118 in ospedale. Ancora avanti, ci spostiamo ora su Ancona, la questione del naufragio, naufragio rapido. Non c'è stato tempo per il salvagente, due indagati per la tragedia di Bari, la testimonianza di Carmelo Sciascia, comandante del pontone, stiamo parlando evidentemente del Franco P, il rimorchiatore ha imbarcato acqua ed è andato a fondo rapidamente come atto dovuto, hanno ricevuto l'avviso di garanzia Giuseppe Petralia, al comando appunto della Franco P e illegale rappresentante della società Lima di Ancona, nonché armatore Antonio Santini. Da Ancona la discarica a cielo aperto sotto l'ascensore del passetto, le parole dell'amministrazione, in conseguenza di questi comportamenti che denotano inciviltà e sprezzo del bene pubblico, è evidente che non è possibile garantire una manutenzione decorosa. Ancora avanti, sempre da cronacaancona.it, l'omicidio del Pinocchio, quel giorno Mattia Rossetti non era capace di intendere, davanti alla Corte d'Assise hanno preso la parola lo psichiatra Renato Ariatti e lo psicologo Marco Samori, incaricati di vagliare lo status mentale del 27enne accusato di aver ucciso a coltellate Michele Martedì. Passiamo ora alle notizie da marchemedia.com, il sito che è una nuova esperienza multimediale che riunisce i contenuti televisivi di MTV, radiofonici della nostra emittente Radio Nuova e di testo di Emmaus. Nella home page trovate la sintesi e tutte le puntate di Voto in Comune, l'appuntamento talk di MTV e Radio Nuova in blu, approfondimento politico in onda sia sulle frequenze di Radio Nuova 90-96.9 MHz sia sul canale 89 del digitale terrestre, puntate da ascoltare dunque in radio, da vedere in televisione e da rivedere online. Sito di radionuova.com, la nostra pagina, qui trovate tutte le ultime notizie in breve, tra le ultime notizie dettagliatamente, ragazzi del liceo Leopardi di Macerata protagonisti a Siracusa con lo spettacolo Ornites e poi ancora consegnati 18 appartamenti a Tolentino a famiglie rimaste senza casa dopo il sisma. Tra le altre notizie, il pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto, in 2000 saranno l'11 giugno dallo Sferisterio e già ve lo anticipo, lo seguiremo in diretta. E poi ancora il Festival della Famiglia, un weekend a Macerata ricco di eventi in piazza Mazzini e ai giardini Diaz. 8.54, chiudiamo con il meteo, le previsioni per la giornata di oggi sulle Marche, sabato 21 maggio, cielo sereno al più poco nuvoloso, assenza di precipitazioni, temperature in lieve aumento, venti a regime di brezza lungo la fascia costiera occidentali di brezza leggera sui settori montani, mare poco mosso. Previsioni per domani, domenica 22 maggio, sulla nostra regione avremo un cielo sereno poco nuvoloso per sviluppo di nubi cumuliformi che potranno evolvere in alte velature o stratificazioni. Precipitazioni non si escludono, locali rovesci o temporali pomeridiani lungo la fascia collinare, le temperature sono in ulteriore lieve aumento, in particolare sui settori collinari e montani, venti a regime di brezza lungo la fascia costiera occidentali di brezza leggera sui settori montani, mare quasi calmo o poco mosso. Ed è tutto, alle ore 8.55 minuti ci salutiamo, vi ricordo che però l'informazione di Radio Nuova prosegue a breve con l'informazione nazionale a cura dei colleghi di In Blu e poi alle ore 10.10.5 con la seconda parte di Oltre i Titoli a cura di Roberta Foresi, le interviste e le voci dalle Marche, alle ore 10.30, 18.40 e 22 il nostro GR, naturalmente vi ricordo anche gli appuntamenti con Voto in Comune, alle 13 replica alle 19 e per quel che riguarda l'intrattenimento, al di là della pura informazione, alle ore 11.05 circa l'appuntamento con Dolce Far Niente, in studio troverete Nazareno Tiberi e Morena Oro. È tutto, davvero tutto, grazie per la cortese attenzione da parte di Marco Morosini, buon proseguimento di ascolto. Ed è tutto anche per quanti ci hanno seguito in video, su Facebook e su Instagram, radionuova.mc. Grazie ancora una volta per averci seguito e per la cortese attenzione. Noi ci rivediamo la prossima settimana.